Il progetto Coloriamo l'ospedale ha avuto una ricaduta quasi immediata positiva sia sui bambini che sulle loro famiglie. È un progetto che prevede un abbellimento delle pareti e un abbellimento del nostro reparto, rendendolo più umano, rendendolo meno ospedaliero, e ha avuto l'obiettivo di far sì che i bambini giocassero con le immagini che ci sono sulle pareti, avessero la curiosità di scoprire come evolvevano le pareti, avessero voglia di camminare lungo il corridoio, avessero voglia di scoprire i nomi dei fiori o i versi degli animali. E quindi si è improvvisamente integrato, si è immediatamente integrato con la vita di reparto. È stato un arricchimento che a noi operatori ha permesso di. È stato un facilitatore nell'entrare in relazione con i bambini. È stata un'occasione per poter raccontare delle storie prendendo spunto dalle pareti. È stata un'occasione per iniziare dei giochi prendendo spunto dai personaggi che c'erano sulle pareti. E poi è diventato un luogo bello, è diventato un luogo dove si ha voglia di venire e si ha la curiosità di scoprire che cosa c'è nella sala giochi, nel giardino fiorito e nelle pareti e nelle camere, dove ogni camera è personalizzata. Caratterizzata da disegni differenti. È stata un'occasione di integrazione fra i bambini, di condivisione fra di loro ed è stata per noi l'opportunità di agganciarli in una relazione prima di gioco e poi in un'alleanza per poterli poi dopo entrare nell'affrontare quelle che potevano essere le loro paure o le loro domande. Quindi è stato un facilitatore in un qualche modo. È stato importante anche per i genitori, perché il trovarsi in un luogo curato, in un luogo esteticamente bello, in un luogo personalizzato, li ha fatti sentire presi in carico a tutto tondo, li ha fatti sentire visti, li ha fatti sentire in un qualche modo che c'era una cura anche per loro, quindi proprio accuditi. E quella che è la testimonianza dei fratellini che a volte vengono attraverso i vetri a vedere i nostri bimbi ricoverati è che è la testimonianza più genuina, che è quella che dice: vorremmo entrare anche noi in questo posto così bello, vorremmo venire anche noi a vedere e a giocare con quei giochi. Quindi evidentemente è stato un grande valore aggiunto e perché ha reso un visto l'importanza che il contesto ambientale ha e quanto influisce sul tono dell'umore delle persone, e il fatto di trovarsi in un luogo che rimane un luogo di cura, che rimane un luogo dove a volte c'è anche della sofferenza, però in un luogo bello ha permesso ai bambini di sentirlo più proprio ed aver voglia di scoprirne i diversi angoli e le diverse stanze. E dà un'idea di essere lungo un percorso che però è lo stesso percorso in un qualche modo, iniziato in un modo e che continua in un altro. E quindi l'obiettivo e l'importanza di poter proseguire con questo progetto è proprio quello di concludere il percorso dando una continuità di immagini che possano ritornare e che diano quell'idea di familiarità e di luogo già conosciuto e quindi essendo familiare diventa un luogo che fa meno paura e che si ha più voglia di andare in un qualche modo a visitare. Il tema che è stato scelto per caratterizzare questi spazi è un tema della natura e del ciclo di vita. E allora l'analogia sorge abbastanza immediata sul prendersi cura. Ci si prende cura della terra, ci si prende cura delle piante, così come si arriva a prendersi cura dei nostri pazienti e dei loro familiari.